Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di Player Review per andare a vedere l'appuntamento dedicato al Player of the Month della Serie A, premio vinto questo mese da Victor Osimhen. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di Maastricht. Trovate i link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram. Vi lascio un bel like ed iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul Potem di quest'oggi. Let's go! Partiamo come di consueto dal costo, che si aggira attorno ai 25.000 crediti su Play, 30 su Xbox e PC. Per un giocatore con 3 stelle skill, 4 stelle di piede debole, alto normale di work rate, 1,85 m di altezza, 78 kg e body type high and average. Per quanto riguarda invece i libri d'abilità, è abbastanza buona. Abbiamo qualche linkettino per quanto riguarda la squadra di appartenenza. Con il Napoli, per esempio, possiamo ibridarlo con Insigne, Politano e con Elmas. Abbiamo qualche link per andarlo ad utilizzare, un Di Lorenzo. Quindi per quanto riguarda libri d'abilità di questo Osimhen, non è top, ma comunque è molto buona secondo me. Per quanto riguarda invece il caromista più consigliato, opterei per un regista per andare a aumentare il dribbling e il passaggio principalmente, e comunque dare un piccolo boost al tiro. Possibile anche, nel caso vi interessi aumentare un pochettino l'accelerazione, andare ad utilizzare un motore. Altamente sconsigliato invece quello di Falco per non aumentare la forza. E appunto, che tipologia di attaccante è questo Victor Osimhen? Lo consiglio come punta? Dove lo consiglio? Personalmente questo Osimhen lo consiglio come giocatore abbastanza esterno, come laterale, nel caso non sia un problema l'utilizzo delle 4 stelle, della mancata quarta stella di skill, dal momento che è un giocatore con una velocità incredibile, soprattutto se rapportata al fisico che ha questo Osimhen. Un giocatore che è abbastanza alto, 1,85, che ha una alta forza fisica, forse un pochettino più alta, l'ho sentita maggiormente di quello che mi aspettassi con questo Osimhen, nonostante comunque in campo aperto sia alquanto devastante, soprattutto grazie al fisico che si ritrova dal momento che, mettendosi davanti, difficilmente lo vanno a spostare, o comunque lui riesce a spostare di fisico il terzino o comunque il difensore centrale avversario. Per quanto riguarda poi le caratteristiche tecniche, non è messo malissimo, ha un discreto controllo di palla. Nello stretto però non aspettatevi il beyedar della situazione, sia per il controllo di palla che per quanto riguarda poi la mobilità nello stretto. I passaggi ci possono stare per fare le sponde, nulla di più, soprattutto se consideriamo il fatto che costa 20.000 crediti. Per quanto riguarda poi quello che ci interessa di un attaccante, ovvero la finalizzazione, è ottima se non è pressato. Con le occasioni che si va a creare è veramente devastante, considerando comunque il fatto che naturalmente, come detto prima, costa 20.000 crediti. Arrivando davanti alla porta, avendo superato di velocità e di fisico il diretto marcatore, può mettere tranquillamente la palla alle spalle del portiere, dato che per me la finalizzazione è altissima e viene inficiata molto poco dalla freddezza, nonostante comunque in alcune situazioni si sia fatta sentire particolarmente. Quando era pressato, anche minimamente, quando era pressato, questa freddezza si è fatta sentire. Però se è riuscito a superare in velocità il diretto marcatore e arrivare a tu per tu col portiere, questo Osimhen comunque tante volte la mette in rete. Soprattutto se consideriamo una cosa molto interessante, ovvero l'elevazione e il colpo di testa. Veramente le prende tutte di testa, e specialmente un attaccante molto interessante perché l'abbina ad una certa velocità. Nonostante comunque non sia l'attaccante prettamente finalizzatore di una possibile Serie A, lo si può utilizzare nel caso vogliamo andare a mettere un attaccante che non pregiudichi la velocità, ma che comunque riesca a finalizzare e prendere tanti palloni dal punto di vista aereo. Come detto prima, la forza fisica si è sentita un pochettino, specialmente sullo sprint boost in campo aperto. Va che è una meraviglia, per questo comunque secondo me può essere tranquillamente utilizzato come esterno, nel caso, come sopracitato, non sia un problema le tre stelle di skill, che per me comunque
può essere un piccolo problema se utilizzato in posizione centrale, soprattutto perché non è abbinato ad una velocità nello stretto che gli permette di girarsi facilmente. Se avessimo avuto almeno la quarta stella di skill, personalmente avrei giudicato molto meglio questo Victor Osimhen, che non è né troppo buono da una parte né dall'altra, o per il controllo di palla, le skill per riuscire a girarsi, e neanche un giocatore tanto veloce. Per questo, secondo me, da quel punto di vista può essere una problematica la velocità e mobilità nello stretto. I passaggi, sì, ok, vedete un 75, però diciamo che non è che debba fare chissà che cosa l'attaccante, a meno che non abbiate la preferenza di utilizzare un attaccante particolarmente forte dal punto di vista anche tecnico. Secondo me comunque ci possono stare, non è nulla di eccezionale, ma neanche nulla di così malvagio. La stamina ci può assolutamente stare. Per quanto riguarda invece il giudizio su questo Victor Osimhen, lo consiglio, non lo consiglio? Personalmente sì, lo consiglio per un fattore in particolare, ovvero il fatto che la sua SBC secondo me è prezzata molto molto bene, vi permette di portarvi a casa tranquillamente, dato che richiede 82 più if e basta, un giocatore che comunque può risultare molto interessante se utilizzato for fun. Al massimo lo potete poi andare a buttare nell'SBC, dato che comunque lo andreste a pagare quando scenderanno i prezzi degli if tranquillamente. Lo potreste andare a pagare quanto un 87 o addirittura ancora meno se avete giocatori nel club, per cui da quel lato secondo me può essere altamente consigliato. Soprattutto per i fan del Napoli e di Osimhen, questa carta può essere altamente consigliata, l'ho trovato molto molto superiore all'86, specialmente se utilizzato in un attacco a 2. Secondo me questo Osimhen può essere una carta molto molto interessante. Se non è un problema la mancanza della quarta stella di skill, anche lì secondo me può essere tranquillamente consigliato. Come voto gli do 8, dal momento che comunque abbiamo un paio di alternative secondo me un po' più in meta, un po' più semplici da utilizzare, come per esempio Raspadori, come per esempio Alexis Sanchez. Ok, giocatori diversi dal punto di vista delle caratteristiche, ma secondo me più idonei ad un utilizzo su foot. Può essere abbinato comunque a quella tipologia di giocatori lì, se utilizzate, come detto prima, un bel attacco a due. Comunque anche un Rebic, secondo me, spostato rispetto a questo Osimhen, può essere leggermente più semplice da utilizzare. Però, come detto prima, per i fan, per un utilizzo for fun, e poi per poi magari essere buttato nell'SBC nel qual caso non vi piaccia, secondo me può essere tranquillamente consigliato in quel caso, per cui il mio voto su questo Osimhen è un bel 8 per il rendimento in game, per comunque le caratteristiche che ha dimostrato, per il rapporto qualità prezzo e per i lati altamente positivi citati prima. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di seguire i ragazzi di Maastricht, trovate il link in descrizione. Con questo video abbiamo terminato, qui da Bata è tutto, ciao!